Rosa e Carlo Masiello a Borgo Venuso, Anna Lanzillotta di Marconia, Bruno Bianculli, Rossella Pinarosa di Peccinosa e i coniugi Chiara Moramarco e Giuseppe di Altarmura. Sette nomi, quelli delle vittime delle alluvioni che 5 anni fa misero in ginocchio le terre ioniche. Un minuto di silenzio disturbato solo dal rumore delle auto e dei mezzi pesanti sulla statale ionica e dal rumore delle acque del Bradano, a cui poi è stata affidata una corona di fiori. Si riparte da chi non c'è più per costruire il futuro di un territorio e di un settore, quello agricolo. Il Comitato Terre Ioniche ha organizzato, proprio a 5 anni esatti da quel disastro, una intera giornata di mobilitazione e confronto nell'area delle Tavole Palatine a Metaponto per fare un bilancio su quanto è stato fatto e su quanto ancora va fatto per riparare i guasti provocati da frane e alluvioni e soprattutto per mettere in sicurezza le comunità dei fiumi. Nell'immediato vogliamo continuare sulla battaglia degli indennizi. La Regione ha già destinato 5 milioni di euro a fronte dei 15 milioni che noi chiediamo per quanto riguarda la parte regionale, quindi sarà nostro compito quello di continuare a proporre, continuare a concludere questo obiettivo. E poi il fronte si sposta anche su quello di far diventare i fiumi una risorsa. E noi vogliamo lavorare sul nuovo PSR, sappiamo che la misura 4 è la misura sui leader, quindi c'è un possibile ridimensionamento dei GAL e noi proponiamo proprio di lavorare sui fiumi, quindi da 8 ridurli a 4 e quindi stringere il campo su quelli che sono i territori e i bacini sui quali versanti e paesi si sono costituiti.